fare questo lavoro è sicuramente un privilegio, insomma, ma era un'utopia, perché io vengo da una piccola realtà che è Pisa, non sono nato a Roma come tanti miei colleghi, quindi non sono stato vicino a una realtà di questo tipo, la vedevo proprio come un'utopia, poi erano altri tempi. Oggi, con l'avvento di alcune trasmissioni, è tutto più facile, magari si arriva più facilmente davanti alla porta principale e poi ce ne andiamo altrettanto facilmente. Prima era più difficile arrivarci e una volta che c'eri entrato forse ci rimanevi di più. È importantissima, ma è retorico dirlo, la preparazione, la dedizione, la tenacia, è fondamentale secondo me per quanto riguarda per esempio il mio lavoro, quello dell'attore o dell'attrice, è fondamentale anche una faccia, che non significa una faccia bella o brutta, ma una faccia, come tantissimi attori internazionali o nostri attori nazionali, eccetera, hanno. Quindi una faccia che buca l'obiettivo, sicuramente quello deve sposare poi un carisma o comunque un talento, un qualcosa di innato. Allora poi su queste caratteristiche, almeno io credo che sia così, si può costruire un qualcosa e lo si costruisce sicuramente frequentando delle buone scuole, insomma è importante, a meno che uno non abbia la fortuna che queste caratteristiche lo portino davanti alla porta principale e poi abbia la fortuna di lavorare in modo continuativo e si crei e si faccia esperienze. Però nel contempo sconsiglio anche di, se non ci sono questi tre elementi, almeno io parlo per il mio settore, quello proprio attoriale, se non ci sono questi tre elementi, quindi una faccia che è importante, una faccia che arrivi a bucare il video eccetera, che sia un caratterista, che sia un protagonista, che sia un antagonista, è importante, e il talento, che sia un carisma, una dote innata eccetera, e la voglia di studiare, e quindi una grande passione, una grande tenacia, io sconsiglio di intraprendere una strada che è sicuramente impervia e precaria come poche altre. Insomma, oggi si vive in un mondo di precariato, ma questo lavoro è il re dei precariati in assoluto, quindi questa condizione può creare ovviamente nel percorso delle grosse ansie, delle illusioni che poi vengono anche, non è sicuramente un mestiere facile, insomma, io non, se, appunto, se non c'è una grossa spinta, una grossa motivazione, una grande passione, io non è un mestiere che consiglio, senz'altro.